dire il miracolo. E qui ritorniamo. Qui ritorniamo, guardate come qui ha reso proprio questa zona. Questa è questa zona. Guardate il colore della terra, i cardi, guardate la terra, no? Si vede proprio, cioè dove c'è un po' di terra ancora si vede ancora questo. E guardate il cielo sempre. Non c'erano le buche, c'erano anche allora. Bravissimo, c'erano anche allora. E guardate poi, ecco come lui, va bene, ecco questo si dice che è impressionista. Perché è impressionista? Perché l'ombra è viola, non è nera, va bene? Perché l'ombra, gli impressionisti la inventarono viola perché dissero che era la rifrazione della luce del corpo che rifrangevano. E quindi è già viola, quindi è già impressionista. Però è stupenda perché? Perché rappresenta un altro punto fondamentale della poetica di Nittis, la strada. Quante strade ha percorso quest'uomo è una cosa incredibile. Ha fatto più volte il giro dell'Europa, diciamo, sia penso con i carri. Questo per esempio è la ferrovia, no? Che poi appunto Giovanni si soffermerà su questa cosa qui. Guardate anche qua, sempre lo stesso cielo, c'è il suo cielo fondamentale, c'è il suo contrasto di luce, va bene, c'è tutta la sua. E guardate questo, questo chi è? Questo chi è? Si aumenta, questo è, va bene, questo è Signorini che lo vuole copiare, ma guardate la differenza. Signorini rappresenta la luce della Toscana, questa ve la posso assicurare che è la luce dei colli delle cose di Fiorentini, ma non è la luce. Va bene, dei contrasti, non sono così cariche di umidità a Firenze le nuvole, come ce l'avete voi, va bene, sono così. E guardate come la pioggia addirittura è diversa, va bene, ed è questa la grande capacità dell'artista e del poeta. E qui riconosci la strada che va nel Mugello, come si dice a Firenze, no? Qui riconosci la strada che invece percorre la Capitanata, va bene. Allora, se avete un altro passo, mi date un po' di luce, vi racconto un aneddoto simpaticissimo, va bene? Perché, va bene, racconta proprio un po' della vostra terra. Allora, nessuno della mia famiglia era stato mai preso di mira dai briganti, ma mio fratello Vincenzino conservava come una curiosità una lettera del famoso brigante Fusco, ricevuta in occasione abbastanza particolare. Quando Vincenzino aveva appena 17 anni o 18 anni, la compagnia che stava costruendo la strada ferrata gli aveva dato in consegna una grossa somma di denaro per le paghe degli operai. Il famoso occhio di Dio, praticamente quella lama di luce, no, che si crea proprio nelle vostre regioni, va bene? Questo è un quadro che fece Marco Scalpo. Ecco, guardiamo Parigi. Va bene, questo è un quadro che lui ha fatto del Place de l'Invalide, pensate che questa era Place de l'Invalide, era una campagna allora. Eppure non rende l'idea, lui se lo porta ma non rende. Guardate questo, non è il cielo della Senna, il cielo della Senna è diverso, ha meno umidità e meno grigio. Anche questo, però non è questo, va bene. Questo per dirvi che lui è grande, va bene, solo quando porta, guardate questo. Non lo sa rendere, questo è un cielo completamente, come si può dire, vuoto, ecco, pur essendo molto bravo, ma non sa rendere questo. Ma lui lo dice perché a un certo punto lui dice, Maurizio, io devo sempre chiederti la pila, allora lui a un certo punto lo dice perché dice, va bene, allora prendiamo Parigi, va bene, lui dice questo, pensate. Nessuno dei paesi che io ho conosciuto aveva la dolcezza di quella bella terra di Francia. Le rive della Segna mi incantarono. Ogni giorno ho dipinto in un verde tenero, come da giovinezza, quei quali paesaggi, i salici quasi grigi, sulle rive, le nebbie trasparenti e i cieli caldi. Conosco bene tutte queste immagini. E se tutto ciò non appartiene alla mia terra natia, appartiene al paese che uno sposa per amore e al quale si dà tutto se stesso. Lui aveva precisamente, grazie a Maurizio, aveva precisamente l'idea che non apparteneva alla sua terra natia, l'aveva solo sposato, cercava di darle tutto perché gli ha dato la fama, ma non era la sua Puglia. E questo si vede, per esempio lui è affascinato dalla neve, no? E cerca di rendere l'effetto neve. Vedremo che tutte le sue donne, va bene, sono tutte infreddolite, perché la cosa che gli faceva più senso era il freddo che c'era a Parigi, no? Guardate per esempio questo, beh, questo non c'è
la capacità di mnesimazione che c'è nei cieli pugliesi. Va bene, rende molto bene, questo è un cagnolino che si muove, rende molto bene la frenesia di quei momenti a Parigi, rende molto bene la gioia, ecco, che si viveva nelle strade, ma non rende proprio, non è capace di rendere l'atmosfera che lui rende. Guardate questo, per esempio, guardate questo, rende molto bene, ripeto, la frenesia, quei tempi particolari, quel movimento, va bene? Però la Puglia è qualcosa di diverso. Qui quasi sembra, no, di Puglia, invece poi dopo sarà appunto una cosa francese. Guardate come ritorna invece il cielo pugliese. Ritorna prepotentemente, ritorna praticamente in persone esistenzialista. Questo sembra quasi un Van Gogh, va bene? Sembra quasi che il suo animo grigio, va bene, ha colorato le nuvole, va bene? Quindi questa donna che esprime tristezza nella sua, diciamo, nel suo abbozzo, la vita a grama delle papere e via dicendo, queste cose sono rappresentate nel cielo. Questo è il vero di Nietzsche. Questa è la poetica proprio, ritorna il terreno argilloso. Posso aggiungere qualcosa, certo, su questo quadro? Ritorna alla sua gioventù, tant'è vero che il terreno è impregnato di quei solchi che noi abbiamo visto nel quadro precedente attraverso l'Appennino. Questo poi è un quadro molto particolare che, diciamo, già vedendolo incute tristezza, certo, perché va collocato nel periodo storico in cui De Nittis lo dipinge. Siamo alla fine della sua vita e lui in questo momento comincia a sentire i sintomi di una malattia che non riesce a gestire. Poi ne parleremo, certo, in seguito. E la cosa, allora io mi sono sempre domandato, ma perché è triste De Nittis? No, che cosa c'è di triste? Allora, De Nittis c'è due tonalità. Uno, la tristezza, ma sicuramente lui da bambino non ha vissuto una infanzia felice, perché lo sapete che sono scomparsi i suoi genitori uno dopo l'altro e il padre è scomparso in vicende molto molto drammatiche, insomma. E l'altro aspetto, perché lui si rendeva conto che lui doveva andare via da questa terra, quindi c'è la malinconia di chi deve lasciare e anche l'eroismo di chi deve lasciare la sua terra, pur amando. La cosa particolare è questa: mentre tutti gli impressionisti ricercheranno il sauvage, come dicono in Francia, no? Dice è sauvage, quindi è bello, è bello. Invece lui il sauvage ce l'aveva a casa, lo conosceva. Quindi lui il sauvage è la sua malinconia. Ed è questa la grandezza del De Nittis, che non troveremo per esempio in Gauguin, che lui va a trovare il sauvage e il sauvage è bello, è particolare, è gioioso, perché lui non lo conosceva il sauvage. Risulta qualcosa di particolare. Quando gli impressionisti vanno in Normandia e vedono queste terre appunto selvagge, dicono: oh, che bello, quanto è tipico, quanto è bello, perché loro non erano impregnati di quella cultura, di quella sofferenza. Lui invece la conosceva perché veniva da quelle terre, quindi sauvage lui era preciso. Allora, questo, e guardate questo per esempio, no? Questo, anche questo è Van Gogh, no? Cioè, c'è un espressionismo, cioè addirittura Munch sempre, no? Cioè, siamo già alla distorsione, va bene, dell'immagine da parte dell'anima. Qui c'è una distorsione dell'immagine, guardate questo abbozzo sembra proprio il Baobab, cioè qualche cosa di mostro, un simbolo del male, no? E quindi, e guardate poi, no? Guardate qua, come rende, no? Salvatore, tu che conosci le saline, eh? Sì, sì. Come rende? E in questo è grande, Viggiano ci aveva ragione, in questo è grande, quando lui è la sua anima pura, la sua anima di ragazzo, la sua anima che si immergeva nei temporali estivi. Guardate, Londra non è questa, è un abbozzo, si capisce la bravura, la tecnica, ma non è questa la Londra. Beh, guardate lo stesso, qui vabbè, si assomiglia, entra nello spirito, diciamo, della Londra, dell'atmosfera londinese, si può paragonare a Turner, si può paragonare a Turner. Guardate Van Gogh, ecco, questo magari è uno stile, ma guardate le pennellate, ecco, nella diapositiva, se si può un po' abbassare la luce, comunque se vabbè, si vede, ecco, Van Gogh, questo è Van Gogh, inizia dal cielo il suo espressionismo, inizia dal cielo, cioè le pennellate alla Van Gogh iniziano qua, guardate queste cose, sono ancora tradizionali. Bene, questo è De Nittis che diventa quasi Turner, va bene, quindi poi questo è Turner invece. Allora, abbiamo fatto questa carrellata bellissima di paesaggi e abbiamo visto che De Nittis è se stesso, ed è questa la sua grandezza,
è se stesso perché conosce precisamente, ha introiettato dentro di sé l'atmosfera di questa terra, la porta in giro per il mondo, bene, e addirittura, va bene, è se stesso perché la addirittura, come posso dire, percorre tutta la sensibilità, la poetica che cambia dell'artista, del poeta, del pittore, e diventa quasi espressionista, perché diventa quasi espressionista certe volte, e sicuramente comunica in questo questa grande capacità di rendere anche l'animo umano. Questa sono i pensieri. Primo tempo. Allora, questa è Leontina, questa è una delle prove più belle in cui lui usa il pastello in maniera magistrale e rende l'effetto neve. Fate conto che gli impressionisti erano dei maestri, cioè Monet, l'effetto neve era insuperabile, e lui lo rende addirittura sia all'esterno che all'interno, cioè rende praticamente la luminosità della neve anche all'interno. La cosa che mi colpisce però nei ritratti femminili, in cui lui non è un grande, per questa incapacità di rendere, perché secondo me il ritratto deve essere molto introspettivo, e guardate per esempio questo, no? Cogli l'atmosfera, lui è un grande pittore d'atmosfera, cioè si sente il freddo, no? Con questi particolari lo rende il freddo, ma il viso è quasi accennato, non c'è una capacità di rendere proprio, guardate lo stesso questo, bene? Il viso è accennato, io lo paragono quasi a Modigliani, lo sapete che Modigliani arrivò a dire che non dipingeva le donne con gli occhi perché avrebbe dipinto gli occhi solo quando una donna le avrebbe rapito l'anima, no? E lui ha questa capacità, e lui lo dice addirittura, c'è una cosa di Manet che gli dice, dice, ma lo sai che tua moglie c'ha negli occhi la sorpresa della vita? E lui dice, ma sai che non l'avevo mai notato? Ecco, cioè si ritorna all'incapacità di avere una grande introspezione nei confronti delle persone. Probabilmente il suo animo, perché se lo dici, no, a una persona che è tua moglie, tu dovresti dire, no, certo, la prima cosa che ho notato, no, perché una persona attenta, no, dovrebbe dire, me lo faccio dire da Manet, ma lo so io che è mia moglie, che occhi c'ha, no? Invece lui aveva questa capacità di rendere l'atmosfera, ma non il viso. Guardate questo viso che sembra appunto quasi accennato, gli occhi sono quelli di, ma gli occhi sono spenti, non sono così vivi, va bene? Guardate, questo è sempre i papaveri di questo è sempre lui, addirittura secondo me qui si arriva proprio al sì, pensate che questa è una conchiglia, quindi è una donna in una conchiglia, quindi proprio il simbolismo. Guardate come è l'atmosfera, no? Che coinvolge, ma il viso non c'è quasi. Guardate questo, uguale. Il viso molte volte sono tristi, beh, non sono, è proprio quasi come il Modigliani. Guardate questo invece di chi è? Questo è un falso, questo non è Demitis, infatti il viso è preciso. Questo lo comporta anzi per un Demitis. Però probabilmente lo fu consigliato male, perché si vede che il viso è di Corpus. Il viso è troppo preciso per essere reale. E soprattutto non è triste, io dico. Perché Demitis sono tutti tristi. Invece c'è la luce. Questo è stato trovato dalla Guardia di Finanza quando fece il crack Tanzi. Nel bunker abitanzi è stato venduto come un Demitis, ma un Corpus, non è un Demitis. Questo altro falso, c'è un La Macchia che probabilmente viene da San Ferdinando, che ha fatto un libro proprio sui falsi di Demitis, e questo è un altro falso. Guardate che gioia c'ha questo volto, e guardate invece i volti di Demitis, sono completamente diversi. Ecco che io, nella piccola relazione, vi ho portato ad essere dei bravissimi esperti che attribuiscono i dipinti, che è la cosa più bella che si possa fare, no? Allora, voi siete stati in grado, attraverso questo percorso, di cogliere che questo non è l'animo di Nietzsche, se questo non è l'animo di Nietzsche, perché è più triste di Nietzsche, non è il suo animo. Ecco, questa è di Nietzsche. Guardate come rende invece con poche pennellate la sua terra, e guardate se non sembra un ragazzo che gioca sulle strade di Margherita di Savoia, oppure no, di Barletta di San Ferdinando. Questo è Denitis, è il suo animo, è immortale, sempre triste, sempre triste. Questo probabilmente, no, è il bambino solo che lui era, va
bene? Un bambino solo figlio. Ma questo non è. Infatti ci sono stati dei critici che hanno detto no, questa è una sola, non è. Crea luminosità e mi consente. Certo. Ora il problema è il mio, perché dopo la brillante performance di Guido, chiaramente tenere destra la vostra attenzione, insomma, è un compito assai arduo. Però siccome il mio sarà più che altro un racconto di vita vissuta, e quindi andrò a soddisfare la richiesta di Michele, no? Dice, ma perché questa passione per De Nittis? Io, ed è più che altro un viaggio emozionale. Spero con questo mio racconto di catturare la vostra attenzione, ma più che altro di coinvolgervi nelle emozioni. Emozioni che io vivo quasi quotidianamente, perché lavoro proprio alle spalle della Pinacoteca De Nittis a Barletta, per cui ogni mattina prima lo saluto e poi vado a lavorare. Quindi, ebbene, sono state le emozioni che mi hanno spinto ad interessarmi di arte, di pittura e in particolare di Giuseppe De Nittis, e che mi hanno indotto nel tempo, oltre a rivivere i ricordi miei personali, ad approfondire le conoscenze sul grande maestro e ad osservarne i comportamenti nella pittura e nella vita, che per lui rappresentano un unicum indivisibile. Tutto ebbe inizio nei primi anni 70, quando ho avuto la fortuna di incontrare lungo il percorso della mia vita un grande uomo, un professore, il professore Antonio Paolillo. Io ho frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale Michele Cassandro di Barletta. Anche io. E il mio professore era il professore di storia e letteratura italiana. Quindi sicuramente in questo momento voi vi starete chiedendo, ma che cosa c'entra un ragioniere in un istituto tecnico commerciale con la storia dell'arte, con la storia di De Nittis? Ebbene, dal racconto il nesso verrà fuori. Quindi eravamo nei primi anni 70, nel post 68, e la scuola era stato un ribollire di idee e di novità. Noi eravamo degli studenti poco più che adolescenti, insomma, via di lì, e quindi non avevamo in quel momento nemmeno l'idea di che cosa potessimo aspettarci dalla vita. Figuriamoci se in un istituto tecnico commerciale ci ponevamo il problema di studiare l'arte o di capire qualcosa di arte. In tutto questo meccanismo si innesta la figura del professor Antonio Paolillo, uomo di grande cultura, persona seria, dall'aspetto a volte anche severa, ma uomo aperto al dialogo. Spesso la lezione con il professor Paolillo era un confronto di idee, era un dialogo aperto con noi studenti. Vorrei tracciare, proprio per capire meglio la figura del professor Antonio Paolillo e che cosa lui ha fatto per la divulgazione e la valorizzazione di De Nittis nella sua vita. Quindi traccio alcune note biografiche. Il professor Paolillo nacque a Barletta il 6 giugno 1920. Si laureò in storia e filosofia e pedagogia all'Università di Roma nel 1946 e fu docente di letteratura italiana e storia negli istituti tecnici commerciali. Fu chiamato alle armi per la Seconda Guerra Mondiale e prestò servizio da ufficiale prima a Gradisca e poi a Chieti. Qui, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, fu prelevato dai nazisti con altri due ufficiali. Tornava dall'aver scortato re Vittorio Emanuele III in fuga verso Pescara. E deportato in Germania al campo di concentramento di Winzersdorf, dove rimase prigioniero fino al maggio del 1945. Quindi per circa due anni lui è stato prigioniero in questo campo di concentramento. È stato membro di commissioni alla Regione Puglia nell'ambito dell'assessorato alla cultura negli anni 70-80, nonché presidente dei giovani pionieri della Croce Rossa Italiana. Fu eletto presidente del comitato Procane della Battaglia nel 1979 e mantenne questo incarico fino alla sua morte.
È stato per anni il presidente della commissione di vigilanza per il civico museo Pinacoteca, dove ha svolto una sempre apprezzata opera di indirizzo artistico nel settore. Cultura e di storia locale barlettana e dell'opera pittorica di Giuseppe De Nittis, del quale ha tracciato un fedele ritratto ed ha individuato aspetti particolari della sua arte, in quanto autore nel 1984 di un'opera elegante e minuziosa, scritta per la ricorrenza del centenario della morte del grande maestro, per riproporlo come un grande artista, un protagonista della cultura europea. Questo è il libro che ha pubblicato il professor Antonio Paolini. Tale pubblicazione gli assorbì anni di certosino lavoro, con approfondite ricerche e documenti anche inediti sul grande pittore impressionista. Volle donare questa sua fatica editoriale alla città natale, rinunciando ai diritti d'autore per sé e per gli eredi. Morì improvvisamente il 3 luglio dell'88, 1988. Quindi, già dalla lettura delle note biografiche del professor Paolillo si comprende quale possa essere stata la sua azione assidua per la valorizzazione dell'opera del nostro grande conterraneo. Occorre ricordare che la raccolta delle opere pittoriche e grafiche di Giuseppe De Nittis, che oggi costituiscono la Pinacoteca a lui intestata, è giunta nella città natale dall'artista nel 1904. Il testamento, la Leontine De Nittis morì nel 1913, svolte le pratiche burocratiche, finalmente nel 1914 queste opere arrivarono in Italia. E questo in seguito alle volontà testamentarie della vedova Leontine Lucille Gruvel. Dopo la morte di Giuseppe erano rimaste in possesso della vedova gran parte delle opere più belle, sicuramente le più care, assieme a parecchi studi e dipinti non finiti. Quell'improvvisa scomparsa aveva lasciato la giovane Leontine non solo nello sconforto, ma anche in una situazione economica precaria, per via della grossa debitoria dovuta all'acquisto della nuova casa, che era avvenuta appena 4 anni prima, nel 1880, e che fu costretta successivamente a cedere. Come pure fu costretta a cedere successivamente, proprio per mantenere una condizione di vita accettabile, alcuni dei quadri che i suoi amici, in particolare Manet, Degas e la Morisot, che poi era la cognata di Manet, gli regalarono o che lui acquistò da loro. Ma non vendette mai e conservò gelosamente tutto ciò che era stato frutto del genio del marito. Convinta del valore altissimo dell'arte di Giuseppe De Nittis, celebrato in vita ma ben presto dimenticato dalla città che forse più di tutte aveva amato, Parigi. E fu quasi come un atto di rivalsa nei confronti di Parigi, che aveva lasciato cadere nell'oblio il ricordo di Giuseppe De Nittis, che Leontine scrisse un lascito a favore del comune di Barletta, donando l'intera suddetta raccolta e affidando all'onore e al patriottismo dei cittadini barlettani anche la cura della fama del loro compatriota. Un obbligo morale, quindi, che poneva la necessità di realizzare uno spazio espositivo adeguato, la Pinacoteca, appunto, Giuseppe De Nittis. Purtroppo le vicende che conseguirono non nacquero però sotto una migliore stella. Infatti, espletate tutte le formalità per il trasferimento dalla Francia in Italia, la collezione, che è ricca di ben 146 quadri e 65 disegni, trova una prima sistemazione solo nel 1923. Quindi passiamo dal 1914 al 1923, 9 anni in cui questi dipinti vengono abbandonati, vengono messi in qualche buio magazzino. Solo nel 1923 si trova una prima sistemazione nei locali di una scuola elementare, da dove passano nel 1929 nelle sale di Palazzo San Domenico, sede che però
si rivela ben presto inadeguata e pericolante. Nel 1943 tutta la raccolta viene trasferita per maggiore sicurezza presso Castel del Monte, onde evitare gli effetti bellici. Al rientro a Barletta segue un lungo periodo di abbandono, fino a quando, restaurato il castello di Barletta nel 1992, si allestisce un'esposizione delle opere. Quindi passiamo dal 43, dal 1943 al 1992. Signori, immaginiamo un po' questo patrimonio artistico, culturale e perché no, anche economico, abbandonato per circa 50 anni. Ma la ricerca di uno spazio espositivo degno, oltre che prestigioso ed autonomo, si realizza soltanto nel 2006, quando, grazie anche all'intervento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si completano i lavori di restauro di Palazzo della Marra, dove viene ubicata definitivamente la Pinacoteca de' Nitti, degna oggi di essere menzionata con il suo splendido artista come tra i più bei musei italiani. E proprio in quegli anni, in quei bui 50 anni, che vanno appunto dal dopo Seconda Guerra Mondiale fino al 1992, che si innesta l'assidua ed operosa azione del professor Paolillo nella sensibilizzazione verso le autorità locali e nazionali, affinché si potesse trovare l'ubicazione a quell'immenso patrimonio culturale miseramente abbandonato in bui magazzini. E qui veniamo ai ricordi, quelli più intimi, più personali. Ricordo come fosse ieri quando, un bel dì, il professor Paolillo in classe mostrò una certa tensione, che poi ci confessò essere dovuto al fatto che avrebbe dovuto accogliere il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Emilio Colombo, in visita a Barletta. Era l'anno 1972. E cosa che a lui più premeva, in visita alla mostra de' Nittis, che era stata allestita momentaneamente nei locali siti tra angolo Corso Garibaldi a Barletta e Corso Cavo, per intenderci meglio, di fronte alla vecchia Banca d'Italia o, se vogliamo, di fronte alla sede storica del Banco di Napoli, dove io presto servizio. Quale migliore occasione per sottoporre alla massima autorità governativa italiana innanzitutto lo splendore delle opere di de' Nittis in possesso del comune di Barletta e quindi delle autorità italiane, ma anche per richiedere quell'aiuto necessario alla realizzazione del sogno di uno spazio espositivo adeguato. Evidentemente, per ciò che ne conseguì, le cose dovettero andare per il meglio e fu proprio grazie a quell'occasione che iniziò il mio incontro con Peppino de' Nittis. Io lo chiamo Peppino perché lo considero uno di casa. Musalana raccomandò. Il professor Paolillo, cogliendo l'occasione della mostra, convincendoci della bontà di ciò che avremmo visitato, mentre noi intimamente in quel momento pensavamo più che altro che bello, facciamo mezza giornata di festa a scuola e quindi diciamo passiamo una mezza giornata tranquilli, ci condusse, facendo aprire i portoni solo per noi, in visita alla Galleria de' Nittis. Il professore, che era persona intelligente ma anche molto pratica, per catturare immediatamente la nostra attenzione ci condusse direttamente in quella che visivamente è forse l'opera più bella da osservare. Indovinate quale? Colazione in giardino. Io l'ho vista e veramente colpisce, la voglio. Ora le posso dare una copia, senti, ha un valore inestimabile. Se voi pensate che un Monet è stato venduto nel 2011 per una cifra attorno ai 30 milioni di dollari, immaginate Colazione in giardino quanto può valere. A me fa paura solamente pensarlo, che patrimonio economico lì abbiamo, a parte il patrimonio artistico e culturale, ma ahimè, se lì dovessero assalire quella pinacoteca, io, guarda,
Ti posso dire, ho visto una coppia così gigantesca, sì, della Morella, il radiologo. Sì, ah, ma ce l'ho anche a casa, vieni a trovare a casa, ti offro un caffè, così, sì, così possiamo restare tutto il giorno davanti a te. Allora, signore, qui veramente poi entro nella emotività più grossa, no? Perché per me è